troppi eventi in concomitanza sul territorio peligno nel corso della stagione estiva. Un accavallamento che non fa bene al turismo e all'economia delle singole comunità. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, chiamare a raccolta gli assessori alla cultura di tutti i comuni del centro Abruzzo per arrivare a una programmazione anticipata degli eventi, onde evitare una sovrapposizione. E quando ha detto non da TG l'assessore alla cultura del comune di Sulmona, Luciano Marinucci, che ha rilanciato la proposta della questione territoriale anche intorno alla cultura. Intorno a un tavolo tutti i comuni, quindi gli assessori alla cultura, e programmare gli eventi in modo che non ci sia un accavallamento di eventi, soprattutto gli eventi importanti che richiamano gente. È necessario fare questo tipo di programmazione. In pratica Sulmona, che dovrebbe essere la capitale della cultura del centro Abruzzo, deve farsi capofila di tutte le amministrazioni territoriali. Marinucci non ha perso occasione poi per tracciare un sommario bilancio dell'estate sulmonese. Si è detto soddisfattissimo perché capoluogo peligno ogni giorno ha avuto una manifestazione diversa. L'assessore continua a scommettere sui grandi eventi come la giostra e Festival delle Montagne in Jazz. Chi si vuole solo lamentare ha gli occhi chiusi. Con questi toni l'assessore ha risposto a coloro che hanno fatto notare come pochissimi eventi del cartellone estivo hanno avuto la firma dell'amministrazione comunale. Molto probabilmente ha gli occhi chiusi e non si rende conto che questa città, che in 2 anni stiamo cercando di cambiarla, ogni giorno c'è una manifestazione anche non piccola, più grande, ma soprattutto anche una manifestazione di livello. È una città che l'amministrazione, il mio assessorato, danno una risposta in questo settore, in questa direzione, e ogni anno speriamo di crescere e migliorare. Però per fare questo ci serve il concorso di tutti. Sulmona deve dimostrare di valere anche a livello regionale, ha concluso Marinucci, lanciando un'altra provocazione alla Regione Abruzzo per quanto concerne l'assegnazione dei fondi alle manifestazioni culturali di spessore.